differenti per differenziare. In occasione della giornata della donna 2012, il CIF, Centro Italiano Femminile di Macerata, ha organizzato un convegno sull'importanza della raccolta differenziata in città e sul territorio. Specialmente dei rifiuti, quelli organici, rifiuti domestici, no? Che siamo, insomma, perché porta già una spesa enorme per il comune, per tutta la cittadinanza, e cerchiamo, insomma, di portare le persone a fare questa genere di scelta, che sarebbe migliore di tutti, e con la speranza, perché non è ben accetta da molte persone, perché dicono che è un po' complicata per la faccenda da dividere tutte l'immondizia, una cosa un'altra, e noi abbiamo portato apposta questo discorso, cerchiamo di fare per il meglio, vediamo un po'. In occasione della festa della donna è un'iniziativa decisamente originale, a partire dal titolo di questo convegno, Differenti per differenziare, proprio per rivolgere l'attenzione a un tema molto delicato che in questi giorni fa letteralmente cronaca in città. E questo vuole essere appunto un appuntamento non per fomentare le polemiche o per creare inutili fraintendimenti, ma appunto per sensibilizzare anche attraverso la comunicazione, attraverso il dialogo, l'attenzione su un tema molto importante che è quello della raccolta differenziata. Che è un tema che sta a cuore non soltanto alla figura femminile, che è protagonista chiaramente l'8 marzo, ma che interessa tutta la famiglia, coinvolge tutta quanta la famiglia. Un ciclo che deve essere necessariamente potenziato proprio per la salvaguardia dell'ambiente, del decoro urbano e per evitare sprechi in un momento in cui anche nello smaltimento oculato dei rifiuti si può cogliere un'opportunità di crescita economica. E noi con gioia abbiamo collaborato e abbiamo fatto insieme questo convegno, perché i rifiuti a Macerata città è un problema che voglio dire è cominciata la differenziata tanti anni fa, poi non si sa perché era una differenziata un po' generica, non spinta. Poi però non ha avuto seguito, pertanto noi richiamiamo l'attenzione dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale deve risolvere assolutamente questo problema, tenendo presente che l'interesse della collettività viene prima degli interessi di caste o di parti o interessi particolari. Ogni anno cerchiamo di, in occasione della giornata della donna, cerchiamo di vedere quali sono le necessità, i problemi che toccano Macerata. Quindi a quel punto vediamo quali sono i problemi, scegliamo quello che ci interessa di più anche a noi personalmente, e attualmente c'è questo grosso problema della raccolta dei rifiuti differenziati, anche perché Macerata purtroppo sta pagando una cifra molto più alta degli altri proprio per la raccolta dei rifiuti. Vediamo che anche i piccoli paesi qui attorno, no? Fanno tutti quanti differenziati, a meno noi che siamo a Macerata. Allora, considerando che sia noi personalmente, quindi anche la città poteva essere interessata, abbiamo scelto di toccare questo problema che tocca tutta la famiglia. La tematica scelta dalle ledi del CIF, proprio perché sentita vicina alle problematiche espresse dalla cittadinanza, è stata approfondita grazie all'intervento della dottoressa Angela Barbieri, che ha portato l'esperienza diretta e virtuosa della raccolta porta a porta nel comune di Recanati. La nostra esperienza come comune di porta a porta nasce nel 2003 in modo molto blando, più che altro per cercare di ritrovare un po' di decoro all'interno del centro storico, in quanto il comune di Recanati comunque è meta di turismo. Poi da lì, anche con l'introduzione della normativa che imponeva degli obiettivi in diversi anni di raccolta differenziata, l'amministrazione comunale ha deciso di perseguire questa via iniziata, e fino ad arrivare ad oggi, dove la raccolta dà buoni risultati perché siamo oltre il 75%, sicuramente è un servizio che richiede di tenere sempre molta attenzione con la popolazione, nel comunicare, nel trasmettere quelle che sono proprio le esigenze del porta a porta e i vantaggi. Fondamentale nell'opera di sensibilizzazione e informazione nei confronti della cittadinanza e dell'amministrazione rispetto alla tematica, la comunicazione, che deve essere alla base della coscienza della differenziata. Noi dobbiamo dimostrare sostanzialmente che la raccolta differenziata serve e
non è tanto il portare a conoscenza del cittadino sull'utilità teorica della raccolta differenziata, ma quanto sull'utilità pratica, mi spiego meglio. Se l'altro giorno a Palermo un cittadino scopre che la raccolta differenziata, e lo dimostra con filmati eccetera, la raccolta differenziata finisce tutto insieme e poi il materiale raccolto in maniera differenziata viene rimesso insieme e tritato, a questo punto si ha la percezione di quella che ormai è diventata una favola, cioè tanto poi rimettono tutti insieme. Allora oggi la comunicazione deve mirare a creare non la coscienza ma la consapevolezza che serve veramente e quindi far vedere dove va a finire, come funziona. Ecco, secondo me il passaggio dalla teoria alla pratica nella comunicazione è fondamentale, perché non è più il tempo di creare coscienza ma è il tempo di creare esempio.